Dunque, primo capitolo di questa quinta parte dedicata alla disciplina dei contratti, dunque, è l'evoluzione della disciplina contrattuale, che trattiamo a grandi linee, anche perché non è che ci sia tanto tempo adesso. E quindi, allora, il contratto, in pratica, iniziamo solo con quelle che sono le differenze tra, appunto, tra il contratto all'epoca dello Stato liberale e il contratto ai giorni nostri. Quindi la disciplina, diciamo, ha subito un'evoluzione, nel senso che il contratto all'epoca dello Stato liberale, diciamo, fondato su un sistema concorrenziale che faceva leva sul principio del cosiddetto laissez-faire, cioè c'era una completa libertà, autonomia contrattuale e tutto era basato appunto su un sistema di tipo concorrenziale dove per seguimento del proprio profitto in pratica si riteneva riuscisse a concretizzare anche l'interesse economico generale, con una massimizzazione appunto un'utilizzazione perfetta delle risorse. E sì, erano, diciamo, mentre diciamo in seguito, diciamo, con l'intervento di uno Stato che anziché liberare è considerato più che altro sociale, quindi in un certo senso anche paternalista, si sono iniziate a riconoscere delle certe, diciamo, diseguaglianze di tipo sociale, anche sotto il profilo, diciamo, della formazione giuridica. Chiaramente, ad esempio, in un contratto di adesione esiste, diciamo, si riconosce che esiste una parte economicamente più debole che magari non è nemmeno in grado di riconoscere eventuali clausole cosiddette, tra virgolette, vessatorie, cioè clausole che possano magari imporre, diciamo, una limitazione delle responsabilità, non so, del soggetto economicamente più forte, che normalmente magari può essere imprenditore o l'azienda appunto che somministra un servizio, come ad esempio la luce, e che comunque ci sono anche nella parte appunto del cliente, cioè clausole vessatorie, se non limitano le responsabilità comunque fanno gravare la maggior parte dei rischi magari sul cliente. E quindi magari il cliente o non è in grado di riconoscerle o comunque è costretto, chiaramente essendo un contratto di adesione, ad accettare, diciamo, il blocco con tutte le clausole, cioè ad accettare il contratto così com'è oppure a rifiutarlo. Però essendo magari trattandosi di servizi essenziali, come sappiamo talvolta, uno si fa il contratto alla luce, il contratto di telefono, quello che è, lo firma e basta. E quindi è lo Stato che pensa, appunto così, sotto una visione, diciamo, più paternalista, e meno basato appunto sul perseguimento del profitto personale o un sistema concorrenziale, a creare tutta una serie di norme di protezione proprio per la parte economicamente svantaggiata. Ecco, già all'epoca dello Stato liberale si erano iniziati a riconoscere dei limiti, no? Ad imporre, diciamo, dei limiti, ma a tutela appunto di soggetti che magari appunto a tutela di alcuni soggetti, però si parla ad esempio degli incapaci a intendere di volere, quindi norme di protezione che ancora oggi esistono, ma appunto al giorno d'oggi, col riconoscimento di diseguaglianze economiche, in pratica queste norme di protezione chiaramente sono non solo nei confronti di soggetti incapaci a intendere di volere o comunque degli inabili e così via, ma sono dirette e indirizzate anche alla clientela normale, comunque a tutti i privati, no? A tutti i consociati. E in più, oltre alle norme di protezione, si aggiungono dei limiti. Diciamo, all'epoca dello Stato liberale non c'era, diciamo, limiti all'autonomia privata, no? Perché si riteneva che, cioè, gli unici limiti imposti, cioè, erano quelli relativi al fatto che comunque si riteneva che appunto la concorrenza, la ricerca appunto dell'efficienza economica potesse essere, diciamo, compromessa solo da eventualmente da vincoli di negoziazioni giuridiche. Quindi si erano già, diciamo, imposte delle limitazioni sotto il profilo temporale, no? Dell'assunzione di alcuni negozi giuridici, ad esempio il fatto di non poter prestare la propria attività lavorativa a vita era un limite imposto già all'epoca dello Stato liberale, perché si riteneva appunto che così, diciamo, si immobilizzassero, no, le risorse e che non si consentisse appunto la possibilità, diciamo, di creare quella spinta dinamica che allora si riteneva fosse la cosa più importante. Quel dinamismo, quella capacità appunto del sistema economico di cambiarsi e adattarsi alle situazioni, no? Cioè alle esigenze del momento. Quindi anche ad esempio limiti temporali,
l'usucapione, l'usufrutto e così via. Oggi i limiti vanno ben oltre, cioè sono diretti da un lato anche ad incoraggiare oppure a scoraggiare magari alcune attività economiche private. Sono limiti che possono essere imposti anche con riguardo ad esempio a livello dei prezzi calmieri, cioè addirittura le parti, cioè è sempre riconosciuta l'autonomia contrattuale, però l'ordinamento giuridico impone maggiori limiti proprio con la finalità di evitare che, allora, da un lato per creare norme di protezione del consumatore, cioè tra virgolette la parte economicamente più debole, dall'altro per diciamo sostituire alla volontà delle parti anche eventualmente i propri. Cioè, quello che l'ordinamento giuridico ritiene che possa essere giusto, ad esempio, appunto, come nel caso del livello dei prezzi, no? Perché, ad esempio, se andiamo a vedere l'articolo 1139 sull'inserzione automatica di clausole, vediamo che le clausole, i prezzi, beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi imposte dalle parti, cioè delle clausole cosiddette convenzionali. Vedete, c'è, appunto, la possibilità di incorrere appunto in norme di protezione, comunque in limiti che da un lato possono essere rivolti a scoraggiare oppure incoraggiare alcune attività economiche private. E tuttavia, niente, posizione di limiti, nel campo del lavoro, ad esempio, invece abbiamo oggigiorno, diciamo, per il lavoratore in genere l'adesione ai sindacati. Comunque, vabbè, insomma, lo Stato crea incentivi o freni alle attività produttive dei privati e crea limiti e dispone controlli giuridici alle attività produttive dei privati. Basta. Poi adesso andiamo a vedere quelli che sono, diciamo, quelle che sono le disposizioni preliminari, secondo titolo dei contratti.